Sono emozionata, ve lo dico con grande sincerità. Non mi capita spesso di emozionarmi. Dopo il 19 luglio del 92 è un po' come se mi si fosse pietrificato qualcosa, non riesco più a piangere, riesco a controllare le mie emozioni in maniera quasi perfetta. Però mi rendo conto che da un po' di tempo a questa parte mi emoziono più facilmente. E mi sono chiesta perché, me lo sono chiesta tante volte. La risposta che mi do è che forse è il tempo che è passato. Questo tempo così pieno, saturo, di cose, di fatti, di persone, che ormai mi riempiono di ricordi, mi riempiono di emozioni. Forse tutte le emozioni che non ho voluto manifestare nel corso di questi anni ormai mi hanno riempito talmente che vengono fuori da sole. Rivedendo volti di persone ormai a me care, amiche, rivedendo volti di persone che anche non ci sono più e a cui sono stata legata da un'amicizia fortissima come la figura di Antonino Caponnetto, e qui nella vostra città ricordare ciò che abbiamo fatto insieme e ricordarlo anche grazie a questo bellissimo video. È un video che emoziona, uso ancora questa parola, perché si sente che c'è dentro tutta la spontaneità e l'emozione di quei giorni, di quelle occasioni, di quei momenti vissuti insieme. Mi fanno guardare a ciò che è stato in questi 19 anni e mi fanno guardare, sapete, intanto è tempo di bilanci, bisogna farli i bilanci. Si è portati ogni giorno per la cronaca che viviamo a pensare che non è servito a niente, non è cambiato niente, che come dico spesso, questo periodo è addirittura peggiore di quello, e sembrava che non ci potesse essere più nulla di peggiore dopo quello che era accaduto. Certo, la situazione che viviamo è drammatica. Antonino Caponnetto, in uno di questi incontri, parlando a Gerardo Colombo, e però io lo ricordo bene quell'incontro, diceva: l'attacco alla magistratura, quello che sta accadendo nei confronti della magistratura, non immaginavamo neppure che ci potesse essere di peggio, ma oggi è molto peggio di allora. È vero, allora i magistrati erano attaccati, anche prima lo erano Falcone e Borsellino, poi diventarono gli eroi di tutti, ma Falcone e Borsellino sono stati tra i magistrati più attaccati, più delegittimati, più denigrati, più sconfitti nella storia della magistratura italiana. Il tempo di Mani Pulite, ciò che accadde dopo nei confronti dei magistrati, ce lo ricordiamo molto bene, ce lo ricorda questo incontro. Io ricordo, dopo gli attacchi a Gerardo Colombo, quell'incontro piovuto proprio all'indomani, era già stato organizzato, lui decise di venire lo stesso. Ricordo con nonno Nino ci dicemmo: mettiamocelo in mezzo, proteggiamolo noi. E quell'entrare in quel corridoio straordinario che ricorderò sempre, abbracciando tutti e tre, quasi a fare una catena che ci desse forza, che ci desse speranza, e l'accoglienza che ci riservarono le nostre ragazze, i nostri ragazzi. Emozioni straordinarie. Allora avevamo creduto tutti quanti che le cose cambiassero e cambiassero in fretta, e amaramente, dolorosamente dovevamo giorno per giorno renderci conto che le cose non sarebbero cambiate in fretta, e poi via via che non sarebbero cambiate proprio, quando poi abbiamo dovuto renderci conto che se cambiavano, cambiavano addirittura in peggio. Ma oggi c'è una coscienza diversa, oggi c'è un modo di vedere le cose assolutamente diverso. Certo, poi si sceglie, anche i ragazzi di Locri
hanno provato queste delusioni, al grande entusiasmo che avevano provato e che li aveva trascinati, e loro erano riusciti a trascinare tanti altri accanto, attorno a loro. Oggi è subentrato il silenzio, oggi non c'è più, quasi non esiste più questo fenomeno straordinario che era nato a Locri, ma non esiste nelle sue manifestazioni esteriori, ma nell'animo di ognuno è cambiato qualcosa, anche nel vostro animo è cambiato qualcosa. Prima, tutto quello che c'è oggi, che vi porta stasera a essere qui, che vi ha portato a volere ricordare, rendere materiale tutto quello che era stato emozione, percorso, progetto, avete voluto fermarlo, avete voluto documentarlo perché non si perdesse, perché altri potessero viverlo attraverso le immagini, attraverso le parole. Questo è segno che non è finito tutto, che non, come dice Nino Caponnetto in quella sua espressione dolorosissima, anche lui allora si ricredette e il giorno dopo era pronto ad alzare la mano con il segno di vittoria. Non c'è sconfitto, c'è ancora un periodo di attesa. Io quello di oggi lo considero un periodo troppo lungo, troppo difficile, troppo complicato, ma lo considero quasi un periodo di attesa, di stand by. Ancora stiamo aspettando di vedere che cosa di peggio può succedere, perché abbiamo capito che il peggio non è ancora accaduto, ma lo aspettiamo. Se lo aspettiamo con rassegnazione, diamo ragione a loro, hanno vinto quegli altri, hanno vinto quello che questo hanno voluto fortemente, hanno vinto coloro che hanno interesse a che tutto questo accada, a che nulla cambi. Hanno vinto loro, ma vincono soltanto se noi lo vogliamo, vincono soltanto se noi li lasciamo vincere. È la nostra forza, è la nostra convinzione, è la nostra determinazione, è la nostra coscienza la forza di oggi. E credetemi, forse sarò una sognatrice, sarò una visionaria, me l'ha insegnato Paolo. Quella lettera che Paolo scrive il 19 luglio, la mattina del 19 luglio, quando poi lo ammazzeranno, lui non sa che lo ammazzeranno quel giorno, ma sa che lo ammazzeranno uno di quei giorni, perché lo dice fino al giorno prima, dice quando mi ammazzeranno, dice è arrivato l'esplosivo per me. Lui aveva consapevolezza precisa che sarebbe morto di lì a poco, non sapeva quando. Eppure quel 19 luglio del 92 Paolo la mattina risponde a una lettera inviatagli dagli studenti di Padova che lo rimproveravano fra l'altro perché non era andato a un incontro, ma intanto era morto Giovanni Falcone. Paolo dice la mia mente è presa assolutamente da altro, e Paolo scrive una cosa straordinaria e rivoluzionaria. In quella situazione in cui è morto Giovanni Falcone, sa che sta per morire anche lui, capisce che la situazione gli sfugge dalle mani, dice il giorno prima alla moglie sto vedendo la mafia in diretta, perché è arrivato a capire delle cose che probabilmente erano contenute in quell'agenda rossa che doveva sparire ed è stata fatta sparire. Paolo in questa situazione complessa, mettetevi per un attimo nei suoi panni, è difficilissimo, ma mettetevi per un attimo nei suoi panni, Paolo quella mattina dice, scrive sono ottimista. Ma come si può essere ottimisti in una situazione del genere? Paolo scrive sono ottimista e motiva questo suo ottimismo, dice perché so, non penso, immagino, credo, so che questi giovani, e sta parlando con studenti padovani, che questi giovani avranno domani più forza e più consapevolezza di quanto io stesso ne abbia avuto. Se Paolo in quella situazione si dice ottimista, ma che diritto abbiamo noi di lasciarci sconfiggere dalle situazioni difficili che stiamo vivendo? Nulla può essere più difficile di quella situazione che lui viveva in quel particolare momento. Allora noi abbiamo il dovere sacrosanto di essere ottimisti, di sperare, di credere che le cose cambieranno, e soprattutto quella consapevolezza che lui invocava, che dipende da noi. C'è sempre la speranza, fino a quando ci saranno persone che crederanno che il cambiamento è possibile. Io credo che tu, come professoressa, per esempio, ogni volta che hai sentito dalla voce di una delle tue alunne, dei tuoi alunni,
hai sentito fare delle osservazioni profonde, hai sentito, hai constatato la presa di coscienza che c'era stata. Io credo che questo ti ha dato la spinta, la forza per guardare avanti e dire: allora va bene così, allora bisogna continuare. Non ti sei mai fermata, perché viene la forza, il coraggio, la volontà, quel senso di responsabilità che tocca a ognuno di noi. Paolo diceva: ognuno deve fare la sua parte, ognuno nel suo piccolo, ognuno per quello che può, ognuno per quello che sa. Ma pensate com'è semplice questa espressione e com'è difficilissima e terribile, perché coinvolge tutti. Non c'è nessuno che si può dire estraneo a questo messaggio, a questo progetto di cambiamento. Nessuno, ognuno nel suo piccolo, ognuno per quello che può e ognuno per quello che sa. Allora, oggi c'è una società in cui tutto è banalizzato, in cui tutto viene messo, tutto ciò che noi abbiamo avuto di sacro, vorrei dire, viene messo in ridicolo e viene banalizzato. E questo lo stiamo consegnando ai nostri ragazzi. Questo stiamo consegnando ai nostri ragazzi. E poi ci sono quei baluardi, quelle persone che hanno cercato e continuano a cercare di arginare questo sfascio straordinario. E soprattutto questo è stato un compito svolto in maniera coraggiosa, devo dire, dalla scuola. Allora, noi siamo molto più condizionati di altri paesi da quello che viene fuori dalla comunicazione, dalla stampa, dai giornali. E allora è importante che ricominciamo con quella comunicazione interna, definiamola così, con quel coinvolgimento fatto dal passaparola. Vedete cosa è successo, per esempio, anche con le rivoluzioni che si sono avvenute in questi giorni. Il mezzo fondamentale è stato Facebook, è stata la rete, che è questo parlarsi, anche se non ci si vede, anche se non ci si incontra. Mentre sui mezzi di informazione non veniva fuori niente, non c'era nessun allarme, anche perché erano molto condizionati, però la comunicazione correva sulla rete ed è stata capace di provocare un fenomeno di questo genere. C'è una comunicazione, un'informazione molto più vivace di quella che non c'è sui giornali. Allora partiamo da lì per ricominciare da capo. C'è stato un minimo di mobilitazione di piazza attorno ad alcuni fenomeni, attorno ad alcune situazioni, ma ormai valgono molto di più le piazze virtuali. Paolo diceva al suo discorso alla biblioteca comunale: l'opinione pubblica, la gente ha saputo modificare le cose, e il CSM parlava della morte del culla di mafia e diceva: l'opinione pubblica è riuscita a modificare le cose e il pull in qualche modo è rinato. L'opinione pubblica, lui stesso, oppure quando diceva: la gente fa il tifo per noi, allora la differenza la facciamo noi. Io credo che bisogna ripartire da lì, che bisogna ripartire da ognuno di noi, e ognuno di noi deve essere moltiplicatore, moltiplicatore di coscienza, li chiamava nonno Nino, e lui sapeva guardare lontano. Bisogna credere che le cose possono cambiare e crederlo a partire da noi stessi, da ognuno di noi, uno a uno e tutti insieme. Anzi, secondo me noi dovremmo fare in modo che d'ora in poi l'aggettivo scolastico non fosse più sinonimo di scadente e superficiale. Che preparazione hai? Come sai l'inglese? Come lo conosci? A che livello scolastico? Va bene, allora d'ora in poi noi desidereremmo che scolastico volesse dire eccelso.
ma volevo dire che non è stato solo scolastico, ma è stato un percorso civico, perché la scuola si è aperta alla città e queste straordinarie persone che sono venute nella nostra scuola sono venute sì di mattina ad incontrare i ragazzi, ma poi anche sono venute di sera per incontrare i cittadini, le persone che desideravano incontrarli. Quindi la scuola si è aperta alla città e la città si è accorta, si è resa conto che c'era qualche cosa che si doveva fare, e molto è stato fatto nella nostra città, non solo l'intitolazione alla via ad Antonino Caponnetto, ma anche l'intitolazione del nostro parco, della scuola, a Falcone Borsellino, e poi quell'ulivo che avete visto, e poi ci sono state carovane che hanno percorso le vie della città, e c'è stato questo passaggio del testimone di cui parlava Rita Borsellino diverse volte, cioè abbiamo incontrato ragazzi di altre scuole, delle scuole medie e anche delle scuole elementari molto piccoli, e le nostre alunne che erano aspiranti maestre e in quella occasione si comportavano nei loro confronti proprio come delle sorelle maggiori e anche brave insegnanti, e quindi il testimone è stato passato ripetutamente. Lo passeremo ancora domani mattina a scuola, perché domani mattina Rita, con un tour de force notevole, sarà ancora presente sia a Bagnolo per l'intitolazione di una scuola, sia nella nostra scuola per incontrare i nostri studenti. E questi studenti che incontrerà domani mattina saranno veramente nati non il 19 luglio ma nel 1992, e quindi questo significa che c'è un filo che continua. Grazie.